quartiere Alessandrino, si innerva su Viale Alessandrino, che è un viale di circa 2 chilometri, che parte dal Quarticciolo e arriva fino sulla Casitina. C'erano larghi spazi di campagna, proprio campagna, nel senso che io ho conosciuto le pecore che giravano qua e là. C'era un casolare dove proprio resideva una famiglia che come attività faceva pecorai, insomma, ecco. Il Borghetto Alessandrino era una serie di baracche addossate all'acquedotto Alessandrino, quindi salendo da Viale Togliatti lungo Via degli Olmi. Non c'erano attorno agli anni 50, c'erano intorno agli anni 58-59, a partire da lì, quando cominciò il fenomeno dell'emigrazione dal sud, insomma. E in particolare c'erano due nuclei di baracche che ho conosciuto precisamente. Uno era dove attualmente c'era l'acquedotto Alessandrino. E i fornici dell'acquedotto Alessandrino erano chiusi con muratura e c'era anche un tetto e c'erano delle baracche. E un secondo nucleo molto più esteso era, attualmente c'è un parco, su Viale Alessandrino andando in direzione di Quarticciolo, sulla destra, laddove c'è la discesa che immediatamente porta a Quarticciolo, sulla destra, adesso c'è un asilo nido, però c'era proprio un villaggio intero di baracche. E poi nelle propaggini, siamo quindi via delle ciliegie, via, cioè vie che oggi come oggi non sono più, ecco per esempio su via delle ciliegie adesso stanno per aprire un grande ipermercato del Pewex, quindi ecco, una cosa inimmaginabile ai tempi appunto del Borghetto, insomma. E allora a Roma c'era un grosso sviluppo dell'edilizia connessa con i fenomeni dell'urbanesimo e della speculazione, insomma. C'era una grande richiesta di manovra dal sud e conseguentemente gente che veniva a lavorare. Uno sviluppo spontaneo, parecchio ad opera di edili che avevano realizzato, dopo aver realizzato le case per gli altri, anche la loro casa. C'erano spazi interamente dedicati anche all'agricoltura, orti, cose del genere. Anzi, l'Alessandrino presenta degli aspetti così, fra virgolette, ancora poetici, cioè non è raro vedere case con l'orto, prima gli orti di guerra, che servivano appunto a sfamare la popolazione, poi a mano, passata la fame, si è passato agli ornamenti, alle piante ornamentali. Prima c'erano i pomodori, c'erano le zucchine, c'erano i cetrioli, insomma. Ecco. Tutta la zona risente del fatto che della vicinanza con l'aeroporto di Centocelle. L'aeroporto di Centocelle, che era l'unico di Roma, che era l'aeroporto di Roma all'epoca del fascismo, insomma, ha fatto sì che le case costruite in quegli anni lì dovessero rispettare dei vincoli d'altezza. E qui non trova edifici più alti dei 4 piani. È vero che sono fitte, cioè i palazzi sono uno addosso all'altro, però sto fatto qui che non sono molto elevati in altezza comporta che il numero degli abitanti per ogni metro quadrato è inferiore rispetto ad altre zone dove per esempio ci stanno palazzi di 9 e 10 piani, chiaro. E comporta quindi una certa anche tranquillità. Sono case realizzate con materiali di risulta, quindi con materiale non pregiato, tranne una parte che poi è stata costruita in epoca recente abbattendo dei manufatti che appunto avevano scarso valore. Però il grosso delle case, basta osservarle, sono fatte con modelli da geometro più che da architetto, insomma. Dal punto di vista sociale definirei il quartiere attuale un quartiere tranquillo, tranquillo perché è assestato, insomma.
questo quartiere era un quartiere popolare, estremamente popolare. Come dicevo prima, era un quartiere dell'estrema periferia romana, anche se adesso potremmo chiamarlo quasi semicentro. Insomma. La zona si è rivalutata di parecchio, appunto il parco ha consentito, almeno per le case dell'Alessandrino che affacciano sul parco, di elevare, diciamo, i valori immobiliari. Per esempio l'acquedotto è stato restaurato recentissimamente. I lavori di restauro sono terminati l'anno scorso. Naturalmente un avvenimento importante è stato quando è stato sotto la giunta di Vetere e è stato eliminato il borghetto Alessandrino, quindi questa è stata una data di fondamentale importanza per il quartiere, perché ha dato un colpo d'ala per la sua progressiva riqualificazione. Questo borgo era proprio aveva l'aspetto esteriore di un vero e proprio villaggio, con le strade, con sia pure tutte strade tortuose, ricavate, se immagini, queste baracche erano una addossata all'altra ed erano fatte non rispondendo a nessun criterio di tipo urbanistico, perché ovviamente non gliene fregava, insomma, lì si trattava di un tetto. Però, per esempio, c'era un locale più grande che veniva adoperato come chiesa, per esempio. Sono soprattutto di servizi. Sono stati creati tutti i quartieri, come prima Torre Spaccata, che era forse uno dei più antichi insediamenti di casa di edilizia economica e popolare, ma poi Tor Bella Monaca. Tor Tre Teste intanto è nato come una lottizzazione convenzionata, quindi abitazioni e servizi obbligatori, cioè scuole, parco, giardino, chiesa, realizzato a cura di chi edificava. E mentre nella parte nuova di Tor Tre Teste si sono insediati gli enti previdenziali, quindi hanno costruito palazzoni grandi però con infrastrutture. Sacche di indigenza ce ne stanno, profonde, soprattutto per quello che riguarda le persone rimaste sole. Mi auguro che con la metro C, diciamo, ci possa essere un'ulteriore fase di sviluppo.